Grazie per la fiducia che vi pervade. È fin troppo, fin troppo. Ah, grazie, grazie, troppo buona. È bello ritrovarsi, è bello rincontrare persone. Io, per esempio, un po' di tempo fa, qualche giorno fa, ho rincontrato un mio carissimo amico, Michele. Madonna, Michele, che bello rivederlo. Michele è detto Wimbledon, perché l'erba che ha fatto girare lui non l'ha fatta girare nessun altro, neanche il giardiniere, cazzo. Ma davvero, è una roba mostruosa. Lui, c'è una leggenda metropolitana che lui ha sempre raccontato, non so se fosse vero, sembra che gli sia apparso in sogno una notte Bob Marley che gli abbia detto: ragazzo, stai esagerando, secondo me, per dire. Michele ha sempre avuto una testa un po' particolare, è sempre stato uno che si è arrangiato, cercava di fare i lavori più facili, che rendessero di più senza faticare tanto. No, quello era il suo scopo, davvero. Aveva sempre delle idee innovative, ci diceva, per metabolizzare il mercato proprio, per influenzarlo come si deve. Una volta arrivato e ha detto: ragazzi, ideona, ho già fatto il campionario, faccio le braghe per i giganti. Che cazzo dici? Fa sì, tutti quelli più alti di 2 metri. Dico: scusa, hai fatto un conto di quanti sono in Italia quelli che sono più alti di 2 metri? Fa no, però se vogliono le braghe devono venire da me. Una settimana è fallito, chiaramente, non è che poteva andare tanto in là, capito? Questo per darvi già un'idea della testa che potesse avere. E quando l'ho visto arrivare, che tanto che non lo vedevo, con un macchinone della Madonna, occhiali scuri, vestiti tutto punto, sono rimasto, dico: Madonna, stavolta ha svoltato. E infatti, quando è arrivato, mi ha guardato e mi ha detto: ragazzo, stavolta ho svoltato, ho trovato la mia strada. E qual è? Faccio l'influencer. Ora, io premetto che non ho nulla contro gli influencer, i TikToker, gli YouTuber, gli Instagrammer, i Facebooker, per l'amor di Dio non ho niente, però porca troia, sono tutti quanti influencer, tutti, sanno tutto di tutto, non trovi più un cretino neanche a pagarlo oggi come oggi, a parte il sottoscritto chiaramente, però capisci, cioè ci sono delle differenze. Poi, quando ci parli lì te ne accorgi, ti guardano con questa spocchia arrogante, no? Di avere la verità in tasca, che io ci ho parlato con qualcuno di questi, anche abbastanza famosi, non farò il nome, che mi ti guardano e poi fanno: hai la televisione? Sì, l'ho comprata, a rate, ma l'ho comprata. E la guardi? No. No, ti passo di fianco, ci sputo, e cazzo, la guardo sì, porca miseria, pago il canone. E che serie guardi? Questa è la domanda che ti fanno, che serie guardi? Qualunque cosa tu le dica, queste ti guardano. L'ho vista anch'io 3 anni fa, ma in lingua originale, tutta un'altra cosa. Cazzo, non sai l'inglese, tutta un'altra cosa, chissà cosa hai capito, già per dire quello, capito? Poi la seconda domanda: leggi anche i libri? Sì, ho questo brutto vizio, leggo anche, pensa, libri, non soltanto il titolo degli articoli. L'ultimo, La disciplina di Penelope, di Caro Figlio. L'ho letto 5 anni fa, mamma mia, in lingua originale. È di Caro Figlio, del 2021, è italiano, coglione, perché capisci che ogni tanto glielo devi dire, devi fargli capire da che parte arriva, Cristo Santo. E dai! E gli ho detto, dico: ma scusa, fai l'influencer? Sì, poi fa, io faccio l'influencer, ma sono uno degli influencer di quelli veri, perché l'influencer è uno che influenza la gente con la verità, lui che la verità l'ha sempre cercata di evitare da tutta la vita, specialmente quando lo fermavano i carabinieri. E poi io ho i follower veri. Perché c'è la differenza. Ci sono influencer che hanno i follower comprati, li comprano, e te ne accorgi. Dico: da che cosa? Te ne accorgi perché sotto il post dell'influencer di turno, di quello farlocco, sotto ci sono al massimo delle emoticon oppure bella foto. Si fermano lì. Mentre invece sotto i miei post ci sono i commenti. I miei follower sono veri. A quel punto avevo curiosità, ho preso il telefono, dico: ah, ci guardo. Dico: ah, che posto? Che post che hai fatto, mamma mia, la verità è una vera rivoluzione. Dico: orwelliana questa qui come citazione. Fa: eh sì, è una serie che ho visto 8 anni fa, in lingua originale, ma affanculo, per dire, eh. E dico: no, ma comunque è vero, ci sono tutti i commenti, quindi tu hai dei follower veramente veri, proprio, guarda, i commenti, leggi, leggi. Dico: vergognati, sei falso come una banconota da 4 euro, dovresti andare a lavorare in Montecitorio, sei falso come le borse di Louis Vuitton che vendono a Rimini.
Era meglio quando facevi le braghe dei giganti. C'è qualcuno che si ricorda del mio brand? E chi è che l'ha scritto? Dico io, adesso cazzo, l'ho scritto io, non ho resistito. Sono quelle robe che ti vengono spontanee, dai, andiamo. Ah. Dico, scusa un attimo, ma come va adesso? Sa quanti soldi che hai fatto? Tutti gli influencer fanno vedere che hanno un sacco di soldi. Per il momento niente, però sono in crescita. Per il momento dei debiti. Allora dico, scusa, come dei debiti? Sei arrivato col macchinone, vestito tutto punto, occhiale da sole firmato. E fa, il macchinone è del mio vicino di casa che è andato in vacanza e mi ha detto, potresti farci il tagliando e il piene e lavarlo per piacere, vestito di mio cugino. Al che io mi sono permesso, conoscendoci da una vita, ho tirato fuori il mio biglietto da visita e poi gli ho detto, guarda, Marco, credimi, Michele, non per dire, però dovessi mai aver bisogno, questo è il mio biglietto. Lui mi guarda e mi fa, che ho finito i filtri, perfetto. E ha cominciato a fare su. L'ho guardato, si è tolto gli occhiali, erano gli occhi rossissimi. Di orca troia, ragazzi, il tempo passa, tanto fumo e niente arrosto, sei sempre te, Michele.